Salve. Salve, non vorrei rovinare il fascino della città, però sono veramente eccitato. Signore che ci vuole vendere le fotografie di Napoli. A due napoletane. A due napoletane, intanto gli ha dato il numero di telefono a quello della lotta comunista. Certo, cara, no. Te lo potevo mai dare a mio amo Berlusconi. Allora, godete del panorama? Sì. Allora, siamo qui perché? Perché, allora, aspetta un attimo, intanto saluta. Voglio che tu saluti. Siamo qui, sono anche io qui. Ecco, sì. Siamo qui perché? Perché? Stiamo aspettando una guida, solo che siamo in leggero anticipo. Di circa un'ora e mezza, niente di che. Però è stata la nostra decisione quella di arrivare prima. Sì. Fischiamo orecchio, sinistro, stanno parlando malissimo di te. Ecco. Stanno parlando male di te? Allora, beh, volevo dire, siamo in anticipo, ma è stata la nostra decisione perché volevamo goderci il panorama. Sì. Non volevamo fare le corse. Date la mia nonna. Sì, mia nonna. C'è il San Carlo, c'è la galleria, quindi noi ci stiamo godendo un po' lo spettacolo. Sì, che ci mancavamo da un po', poi è una bella giornata di sole, volevo dire, ieri nevicava, vabbè. Sì. Dettagli. E niente, questo è per il plebiscito, per chi volesse saperlo. Di nuovo? Eh? Non dico, già ripreso. Ah, ok. Adesso ci accingiamo al mare, ad andare verso il mare. Ah sì. E quindi ci vediamo tra poco. Dire qualcosa tu? No, vabbè, voglio dire che ora andiamo a prendere un caffè. Ok. Al Gambrinus, che offrirà gentilmente Paola. Certo che no. Con tanto di cornetto. Certo che no. E offrirà anche la visita guidata nei sotterranei della città. Certo che no. Certo che sì. E noi speriamo che la guida sia uomo. Se una donna diventerà più noioso. E che altro? Nient'altro. Io direi di salutare. Ok. Ciao a tutti. Salve.